Sarà una giornata di festa, un'occasione per stare insieme e abbattere le diseguaglianze. Martedì 12 giugno l'associazione Tutti a Scuola organizza Napoli Giochi Senza Barriere, un progetto dedicato ai bambini disabili, nato 8 anni fa per offrire un momento di aggregazione ed eliminare gli ostacoli ambientali e sociali che limitano la loro partecipazione. Una festa da dedicare a quelli che non li invitano nelle parrocchie a vivere la socialità con gli altri. È una festa, semplicemente una festa. Poi una festa che ha tanti significati, perché chiaramente la disabilità è una condizione estrema, è una condizione esigente, e quindi è una festa che ama circondarsi da professionisti, e si troveranno pagliacci bravi a stare con i bambini disabili, artisti di strada che sono abituati a interfacciarsi col disagio mentale. Dal 2006 l'associazione di Toni Nocchetti si batte per i diritti dei bambini con disabilità, promuovendo iniziative ricreative e di sostegno. La festa prenderà il via alle 10 nella villa comunale e coinvolgerà i partecipanti in attività teatrali, sportive, spettacoli musicali e laboratori di ceramica e pittura. Oggi la disabilità è un concetto, secondo me, anche un po' più vasto di quello che si può immaginare. La disabilità non è solo la persona che visivamente ha delle difficoltà, c'è anche molto un disagio esistenziale, un disagio psicologico, una difficoltà a vivere un'epoca come questa. Il 12 giugno in Villa Comunale dalle 10 alle 21 per eliminare sempre di più le barriere architettoniche, anche le barriere umane, che sono anche quella dell'indifferenza e dell'inciviltà. Un grande lavoro che sta facendo Toni Nocchetti con la sua associazione, Unitalsi. Credo che Napoli, e non solo Napoli, parteciperà in massa questa giornata intera in Villa Comunale per dare un segno di solidarietà e di lotta finalmente per poter avere una città senza barriere.